Grazie, buonasera a tutti. Riguardo alla parte che concerne le intercettazioni, posso dire che oggi abbiamo tolto le mani della vecchia politica dalle intercettazioni, che rappresentano uno strumento di indagine fondamentale, per fenomeni come la corruzione che hanno dilaniato, questo paese. Conseguentemente, impediamo che, proprio in relazione alle intercettazioni, venga messo il bavaglio sull'informazione e sulla stampa e sulla possibilità per gli organi di informazione di far conoscere ai cittadini fatti politicamente rilevanti che i cittadini hanno diritto di conoscere. Posso dire che la norma che oggi abbiamo prorogato per poterla riscrivere con la dovuta calma e con la dovuta attenzione, considerando che qui sono in gioco diritti fondamentali, è in gioco l'importanza di poter portare avanti in maniera efficace le indagini, è in gioco il diritto alla privacy dei cittadini, è in gioco il diritto di cronaca. Insomma, ci sono tanti diritti fondamentali su cui bisogna trovare un punto di equilibrio. Quindi la norma verrà prescritta. Ci tengo a dire però che la norma che oggi abbiamo impedito che entrasse in vigore, quella la riforma, cosiddetta riforma Orlando, era stata scritta evidentemente con l'intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati o le parole che i politici pronunciano quando sono al telefono con le persone indagate, quando sono parole scomode o sconvenienti. Questo lo dico a ragion veduta, lo dimostra la storia del provvedimento che oggi blocchiamo. Se voi andate a guardare la storia dei lavori parlamentari, troverete che il picco di lavoro e di attenzione parlamentare sui provvedimenti sulle intercettazioni avveniva, per coincidenza forse, contestualmente con lo scoppio di uno scandalo che riguardava la politica. Ogni volta che c'era uno scandalo e dalle intercettazioni di quello scandalo emergevano parole che i cittadini non dovevano ascoltare, in quel momento il Parlamento si concentrava sulle intercettazioni. Possiamo dire, faccio soltanto l'esempio, l'ultimo esempio, ma guardate che sono tanti, vanno da Mafia Capitale, vanno da altre intercettazioni, fino all'approvazione del provvedimento che avviene in concomitanza con il famoso caso Consip. Possiamo dire tranquillamente che ogni volta che qualcuno del PD veniva ascoltato dai cittadini, c'era il PD che tendeva a tagliare immediatamente la linea e le comunicazioni. D'altronde possiamo anche vedere che l'intento era quello proprio di evitare ai cittadini di ascoltare i politici, perché di questo si tratta, anche analizzando il contenuto della norma. La norma, nella sua stesura finale, era riuscita a mettere d'accordo, e questo credo che sia un primato non ripetibile, sia tutti i magistrati d'Italia che tutti gli avvocati. Cioè, quella norma non doveva andare avanti perché era lesiva di tutti i diritti in gioco. Prima vi ho detto che la riscrittura cercherà di trovare il punto di equilibrio. Ecco, la norma che oggi noi abbiamo bloccato è una norma che ledeva tutti i diritti in gioco, perché ledeva la possibilità di portare avanti le indagini in maniera efficace e lo faceva perché veniva data alla polizia giudiziaria la possibilità di scegliere quali intercettazioni dovevano essere considerate rilevanti e quali irrilevanti, cioè un'attività che costituzionalmente è un'attività che deve spettare
al pubblico ministero, che poi agisce chiaramente tramite la polizia giudiziaria. In questo caso il pubblico ministero veniva tagliato fuori da una fase così importante e veniva data alla polizia giudiziaria la possibilità di scegliere quali intercettazioni erano rilevanti e quali erano irrilevanti. Questo comportava anche una violazione del diritto di difesa. Perché l'avvocato difensore, che oggi ha la possibilità di poter avere in mano e individuare facilmente il contesto in cui un'intercettazione è stata presa, per cercare di coglierne il significato, che magari può essere proprio a difesa della persona indagata, ecco, con quel provvedimento invece l'avvocato doveva chiudersi in una stanza, entro 10 giorni ascoltare, senza poter avere traccia scritta, ascoltare tutte le intercettazioni che non erano state considerate rilevanti, per poi poter difendere l'indagato. Praticamente una missione, una vera e propria missione impossibile. Altro punto particolarmente grave della norma era relativa ai cosiddetti captatori informatici. Parliamo dei Trojan, cioè la possibilità di utilizzare con le moderne tecnologie di poter arrivare alle intercettazioni ambientali. Ebbene, la riforma stabiliva che per legge il pubblico ministero non poteva provvedere a un'intercettazione di quel tipo in una dimora privata, a meno che il pubblico ministero non fosse certo che in quella dimora, in quel momento, si stava svolgendo un'attività criminosa. Ora, siccome le intercettazioni vengono utilizzate per scoprirla, l'attività criminosa, chiedere al pubblico ministero di avere la certezza dell'attività criminosa in quel momento, è evidente che sostanzialmente si trattava di impedire l'uso di quelle tecnologie che sono importanti e che vanno, questo diciamolo, vanno utilizzate con la giusta cautela e nel rispetto di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, ma di fatto con quella formula si impediva al pubblico ministero sostanzialmente di utilizzarlo per le corruzioni. Un ultimo aspetto importante, e così passo a quello che faremo noi, la norma è costata sostanzialmente 40 milioni di euro per comprare tutte le attrezzature necessarie per la nuova impostazione che avrebbero dovuto avere proprio la raccolta delle intercettazioni e poi l'ascolto delle intercettazioni stesse. Da questo punto di vista voglio rassicurare tutti: nemmeno un euro di quelli che sono stati spesi andrà sprecato. È fondamentale perché di fatto, anche se quelle attrezzature erano state acquistate e quindi quei soldi erano stati spesi nell'ottica di una della riforma sulle intercettazioni, ho chiesto subito rassicurazioni e l'ho verificato personalmente, le attrezzature che sono state comprate potranno essere tranquillamente utilizzate per qualsiasi norma sulle intercettazioni, perché comunque aumentano, migliorano la qualità delle intercettazioni stesse. Quello che faremo adesso, come anticipavo prima, sarà riscrivere la norma, e questa riscrittura avverrà come noi sempre facciamo, cioè attraverso un percorso partecipato. Ho già scritto una lettera a tutte le procure distrettuali d'Italia, l'ho scritta al Consiglio Nazionale Forense, perché voglio che su una materia così delicata possano esprimersi gli attori principali che quotidianamente vivono la realtà delle indagini e quindi delle intercettazioni. Ho già ricevuto numerosi contributi importantissimi. Ecco, attraverso questo discorso partecipato arriveremo a una riscrittura che, come dicevo prima, troverà un punto di equilibrio tra tutti i delicatissimi diritti in gioco. Grazie. Grazie.